non profit è un settore in controtendenza. L'occupazione cresce del 40% in 10 anni, conta 681.000 dipendenti, di questi il 72% è donna. Anche le istituzioni hanno registrato un aumento a due cifre del 28%, sono oltre 300.000. Per non parlare dell'esercito di volontari, arrivata a quota 4.700.000. Sono i principali risultati del nono censimento generale delle istituzioni non profit dell'Istat. Fotografa una realtà veramente positiva e di grande slancio e tendenza in questo periodo di crisi così profonda. Quello che è non meno importante è che una crescita di questo genere rafforza la coesione sociale, rafforza il sentimento di fiducia di un cittadino verso gli altri cittadini e quindi non solo la crescita economica, la crescita occupazionale, che pure sono fatti fondamentali, ma anche la crescita emotiva, sociale, che è non meno importante. Il governo ha intenzione di promuovere questo settore, che rappresenta un asset non solo economico, ma anche sociale per il Paese. I dati ci confermano una situazione in crescita, ci confermano una grande presenza di giovani, ci confermano una grande attenzione e un grande dinamismo di questo mondo. E naturalmente per noi questo significa avere un'opportunità. Io credo che ci sia un cambiamento di ottica che, per quello che riguarda il governo, noi abbiamo intenzione di promuovere attraverso le nostre politiche. Il rapporto dell'Istat è stato apprezzato da Pietro Barberi, portavoce del Forum del Terzo Settore. Credo davvero che il valore del censimento dell'Istat sia già una questione in sé. Il fatto che l'Istat decida di fare un monitoraggio complessivo di tutte le attività del terzo settore, volontariato, associazionismo di promozione sociale, cooperazione sociale, eccetera, è un valore importante, perché restituisce informazioni, dati, opportunità di conoscenza. Il censimento rappresenta dunque una fotografia completa di questa forza economica e associativa che mette al centro la persona. Un settore dinamico che si rivela un traino per l'occupazione femminile e offre opportunità anche ai giovani.